Superare il cosiddetto precariato stabile è un po' il sogno di tutti i lavoratori. Se ne è parlato oggi in un'iniziativa organizzata in un call center di Bari dalla CGIL. Per noi c'era Maria Grazia Lombardi. Che contratto di lavoro hai? Io ho un contratto come collaboratore a progetto. Non possiamo garantirci un futuro, mettere su famiglia. Manca la stabilità e tutto quello che insomma un lavoratore potrebbe volere, insomma. 700 dipendenti per 450 postazioni di lavoro. Siamo alla Transcom, multinazionale dei call center, attiva da 8 anni a Bari. Una realtà in crescita, dove la maggior parte dei dipendenti ha un contratto a progetto. Precarietà stabile, dice la CGIL. Tra le cause, appalti al massimo ribasso, concorrenza sleale e delocalizzazione dei call center nei paesi dove il costo del lavoro è inferiore. Oggi l'azienda ha aperto le porte al pubblico in occasione della visita dell'onorevole Cesare Damiano, presidente della Commissione Lavoro della Camera dei Deputati, che ha partecipato a un'assemblea in azienda sul tema della precarietà. Ma io sarei favorevole ad un contratto unico per avere regole uniche. Poi dal dire al fare c'è di mezzo il mare, quindi sono percorsi lunghi e complessi. La Commissione Lavoro vorrebbe ripristinare l'osservatorio sul settore dei call center attivato nel 2007 e poi non utilizzato dai successivi governi di centrodestra. Dobbiamo fare in modo che soprattutto i committenti pubblici pratichino delle offerte che siano, come si dice, reggibili con gli standard contrattuali.